Edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. È il momento adesso di uscire gli attributi. Maurizio Zamparini con la sua squadra è stato chiaro, conciso, vuole una reazione, vuole punti, vuole tornare a vincere dopo un periodo di scosse. Domani, in un campo ostico per tradizione, il Palermo proverà a ritrovare la bussola. Al Bentegodi contro il Chievo, i rosa non possono fallire, serve cuore e soprattutto grinta. Seduta di rifinitura questa mattina per il Palermo che domani sfida il Chievo Verona allo stadio Bentegodi. Bortolomutti deve rinunciare a 4 giocatori: Hernandez, Pisano, Zavi e Acqua. Schieramento quindi tutto nuovo, con Sorvas che dovrebbe andare tra i pali. Difesa a 4 con Migliaccio nuovamente in difesa al fianco di Silvestre. Balzaretti a sinistra, Aguirre, Garay a destra. Centrocampo a 3 con Barreto, Bacinovic e Della Rocca. Sulla tre quarti Vasquez e Ilicic con Piniglia unica punta. Miccoli dovrebbe partire infatti dalla panchina. Emiliano Viviano è ufficialmente un giocatore del Palermo, questo è il comunicato di ieri del club rosanero. L'uscita di Palermo recita in una nota, infatti il club di Viale del Fante comunica di aver acquistato in compartecipazione con l'Inter il giocatore Emanuele Viviano. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2016. Il direttore sportivo del Chievo, Giovanni Sartori, parla a Stadio News della sfida di domani. Sentiamo cosa dice. Incontriamo una squadra, secondo me, molto forte, una squadra che pur avendo perso alla ripresa il campionato ha fatto un grandissimo primo tempo, poi nel secondo tempo purtroppo ha subito magari un po' il Napoli, però è una grandissima squadra che sicuramente avrà voglia di riscattarsi, per cui sappiamo che è un impegno difficile. Parole di elogio verso il Palermo e tanta fiducia. Il tecnico del Chievo, Mimmo Di Carlo, è già carico per la gara di domani pomeriggio. E sicuramente cercheremo in tutti i modi di mettere punti in classifica, anche perché giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Sarà una partita da prendere con le molle assolutamente, perché Palermo, ripeto, quando si perde in casa 3-1 c'è voglia di riscatto, c'è voglia di poter, oltre alla qualità che hanno dei singoli, che sono qualità importanti, c'è quella voglia di riscatto che noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti, determinati e soprattutto continuare a giocare come stiamo facendo, cercando di rispettare l'avversario ma guardando soprattutto a noi stessi. Il presidente rosanero Maurizio Zamparini preannuncia l'imminente costruzione del centro sportivo. Nascerà prima dello stadio, ha detto il patron, anche perché si tratta di un terreno privato a Carini. Ovviamente va avanti anche il progetto stadio. Chievo Verona favorito sul Palermo per la nota agenzia di scommesse Curse al Bookmaker nella partita di domani allo stadio Bentegodi. Il successo della formazione clivense è quotata a 2,20, il pareggio a 3,10, mentre la vittoria del rosanero è quotata a 3,40. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.